Questa. Allora, Luca ha introdotto un tema che alla nostra associazione da tanti anni è particolarmente caro, l'impegno per la chirurgia pediatrica. La chirurgia pediatrica rappresenta la radiografia tridimensionale di come si gestisce la sanità in modo devastante e la si gestisca senza un criterio. L'unica chirurgia pediatrica della Sardegna, a me fa piacere che Luca, quando ragiona, non ragiona discutendo di Carboni e di Iglesias, ma veramente ragiona pensando al territorio, pensando alla nostra regione. La chirurgia pediatrica del Fratelli Crubu era l'unico reparto di chirurgia pediatrica in Sardegna. Ha cominciato la sua attività nel 1981, per 32 anni quasi, per quasi 32 anni ha lavorato in modo straordinario, dando risposte a tutta la regione. Le società scientifiche internazionali, quando si discute di chirurgia pediatrica, sono particolarmente decise nel sostenere che un unico reparto ben organizzato di chirurgia dedicata alla pediatria, un unico reparto può servire in modo convincente, in modo scientificamente perfetto, una popolazione di 2,5 milioni di abitanti. Ciò significa che in Sardegna era necessaria una unica chirurgia pediatrica. Non necessariamente doveva essere collocata in Piazza Sella o al Fratelli Crubu, ma una unica chirurgia pediatrica doveva essere in Sardegna. Allora, il ragionamento che un politico illuminato può sviluppare è che se questa chirurgia pediatrica è utile, se in questa chirurgia pediatrica ci sono delle professionalità, ci sono dei risultati, ebbene questa equipe va valorizzata o a Iglesias o a Cagliari. E invece che inventa l'amministratore regionale? Prima con il piano sanitario regionale, quindi il piano Soru di Rindin, inventano le due chirurgie pediatriche a Cagliari e a Sassari e, per non scoraggiare gli iglesienti, tiene anche quella del Fratelli Crubu. Questa soluzione è una soluzione inadatta, inadeguata ai bisogni, perché non risponde già in prima battuta ai requisiti internazionali. Quindi in tutto il mondo una chirurgia pediatrica è utile per 2,5 milioni di cittadini, in Sardegna invece, ecco, già dai tempi della Dirindin si ipotizzavano tre chirurgie pediatriche. A questo punto si fa il concorso a Cagliari per primari e per gli assistenti della chirurgia pediatrica, che deve nascere all'ospedale microcitemico, e a questo punto sarà impossibile per ognuna delle due chirurgie pediatriche avere quel numero di ricoveri, quel numero di interventi che giustificherà a livello nazionale la presenza del reparto. In questo modo uno dei due inesorabilmente morirà, ma l'operazione complessivamente ha prodotto un nuovo primario, tanti altri medici, tanto altro personale, una competizione inutile, una competizione insignificante che non produce qualità e salute, e continueremo ad andare avanti con i viaggi della salute, perché continueremo a non avere tutte quelle specializzazioni collaterali che giustificano interventi importanti nel neonato, perché la chirurgia pediatrica ha un senso se riusciamo a dare risposte alle patologie prevalentemente neonatali. Quindi questa iniziativa della sanità sarda, degli amministratori sardi degli ultimi 8 anni, non ha prodotto nessun risultato. Noi lentamente andremo incontro ad un impoverimento professionale,
a una riduzione del numero degli interventi e pian pianino entrambe le chirurgie pediatriche non avranno quei requisiti che a livello nazionale giustificheranno l'attività complessiva. Ecco, questo è uno degli episodi, secondo noi, più eloquenti di come la sanità viene gestita in modo clamorosamente negativo. Un altro degli scandali, ma non è uno scandalo eclesiente, è uno scandalo sardo, anche se poi la struttura doveva nascere Iglesias, è la vicenda dell'hospice. Sull'hospice, Amici della Vita ha destinato convegni, documenti, ha segnalato a tutti la vergogna. L'hospice deve nascere Iglesias, doveva nascere Iglesias dalla legge del 1999, quando era ministro Rosi Bindi, che con una legge stabilì in Italia ci saranno 200 hospice. In Sardegna, in quel momento, 3 dovevano essere gli hospice. L'hospice, sapete, è un importantissimo servizio sanitario per i malati terminali. Il Sulcis Iglesiente conta 250 malati terminali. Quindi abbiamo nel nostro territorio 250 famiglie che devono affrontare le difficoltà che la malattia terminale produce, la sofferenza, l'incertezza, l'angoscia. Ebbene, la legge Bindi stabiliva con 200 milioni di euro che uno dei 3 hospice in Sardegna dovesse nascere a Iglesias. L'ASL ha acquisito in parte questi fondi e nel 2008 addirittura è stato inaugurato, arrivò anche l'assessore che in quel momento gestiva la sanità sarda, la Dirindin. Questa inaugurazione non ha dato però seguito ad un servizio attivo. La nuova gestione, il nuovo direttore generale, il dottor Calamida, che fa? Utilizza quei locali che sono stati ristrutturati con dei finanziamenti destinati in modo univoco al malato terminale. Ebbene, lui che fa? Occupa questi locali con una serie di servizi che in quel momento non avevano locali idonei. Quindi è stato utilizzato come rifugio dei transeunti che in attesa di locali adeguati, in attesa di soluzioni. Noi avremo oggi un servizio per 10 malati terminali e a rotazione, perché la rotazione oggi negli hospice moderni è di sostenere il paziente e la sua famiglia per circa un mese. Noi ogni anno saremo riusciti con l'hospice di Iglesias a sostenere 120 famiglie, esattamente il 50% dei malati terminali di tutto il nostro territorio, e teoricamente saremmo potuti essere utili, disponibili, accoglienti anche per i malati terminali di altre ASL. Questo non si realizza perché le direzioni generali delle ASL non sono la nostra espressione. Ai direttori generali oggi interessa solo ed esclusivamente il giudizio degli assessori regionali, dei partiti, di quanti riescono a gestire il cencelli sanitario. Noi abbiamo bisogno invece di delegati della comunità. Il direttore generale deve essere espressione della comunità, deve combattere con noi per il miglioramento dei nostri servizi, non può rapportarsi al superiore cagliaritano o al superiore romano. Abbiamo necessità di dirigenti che parlino la nostra lingua, che vogliano portare avanti le nostre battaglie, che comprendano le sofferenze della nostra gente.